È un Pescara quasi al completo quello che affronterà il derby di domani pomeriggio al Vanolis ore 17.30, quasi, perché a dare forfè è Mirko Drudi, il match winner della gara di martedì contro il Cesena, per un piccolo acciacco fisico. Torna tra i convocati Diambò, che però partirà dalla panchina. Il centrocampo non si tocca, Pompetti sta bene e sarà in campo con Derisio e Pontisso. Qualche dubbio in difesa, se Ilanes è chiamato a sostituire Drudi, giocando al fianco di Ingrosso, a sinistra è ballottaggio serrato tra Frascatore e Veroli, col primo in ottime condizioni e in leggero vantaggio sul giovane difensore che comunque ha le sue chance e dà le sue certezze. In avanti Rauti con Ferrari e Clemenza. Teramo che si è sempre dimostrato osso duro per il Delfino, come confermano i precedenti dove predomina il segno X, e i primi due episodi stagionali, l'1-1 dell'andata e la vittoria del Diavolo al Bonolis nel match di Coppa per 1-0. Teramo che nel girone di ritorno si è convertito a quel 3-4-3 tanto caro ad Auteri, ma che lo stesso tecnico siciliano ha ripudiato definitivamente per sposare il nuovo assetto che sta garantendo più solidità. Lo stesso Auteri presenta così i biancorossi di Guidi e il derby in generale. Ma non c'è tanta differenza rispetto a quello che il Teramo faceva prima, cambiano alcune posizioni in campo, comunque è una squadra propositiva, una squadra che costruisce molto. Noi ci dobbiamo preparare bene da questo punto di vista nell'aggressione, nella chiusura degli spazi ed evitare di farci chiudere, di farci aggredire, perché comunque è una squadra che porta una pressione alta al Teramo. Io sono sicuro che proprio per le caratteristiche del Teramo intanto sarà una bella partita, poi non sono stupido e so che per loro è la gara della stagione, poi al di là degli obiettivi noi di questo ne siamo consapevoli, ma a 6 giornate dalla fine noi dobbiamo spingere forte il piede sull'acceleratore, essere continui, pronti, attenti, concentrati, avere idee, ma quello è un fatto indiscusso, è un campo dove si può giocare. Una partita sulla falsa riga dell'ultima che abbiamo fatto, dove bisogna giocare con grande intensità, non dare punti di riferimento. Un pensiero ai tifosi che si stanno riavvicinando dopo tante gare casalinghe con pochi paganti. In poche ore è stata bruciata la dotazione di 637 tagliandi per la curva ospiti. Altri tifosi biancazzurri possono accorrere al Bonolis, poiché la vendita negli altri settori è libera. Ogni squadra ha bisogno dei propri tifosi. Pescara è una platea importante, perché proprio dal punto di vista numerico possono essere in tanti, siamo noi a doverli portare attraverso le nostre partite, ma noi stiamo facendo bene da tanto tempo. Arbitrerà Daniele Virgilio di Trapani, che ha una sola direzione con entrambe le squadre, sempre quest'anno e sempre con un segno X. Pescara Viterbese 1-1 e Teramo Gubbio 1-1.